faccio il bonifico, tranquillo che ti faccio il bonifico. Nuovo appuntamento con attenti a quei due, Francesco e Lida, no? Ti faccio il bonifico. Vuoi diventare presidente della Dinamica? Ma io... Vuoi diventare la presidente della Dinamica? Mi sono lanciato, ti faccio un bonifico. A me? Sì. No, lo devi fare in tribunale, vai, tu dai un acconto. Guarda, adesso sto con l'Azerbaigian, io ho un piccolo business, sì. Prendi i soldi da lì, li trasferisco qui, una roba breve, insomma. Tu lo sai che le linee con l'Azerbaigian hanno dei problemi, però possiamo risolvere. Ma tu vuoi diventare presidente della Dina Calcio? Ma no, lo sai perché? Perché se diventi presidente, poi entri nei salotti buoni, poi dopo tu diventi una persona referenziata. Quindi... Mentre invece se non sei deficiente, se non sei un presidente, non ti fida nessuno, non conti niente. Però per diventare presidente devo fare... Sei costruttore? Non costruisco, no. Non c'ho manco il barbiere, come vedi. Però la cosa che ti voglio dire, ma per diventare presidente, no, non si fa il concorso, praticamente io vado in tribunale, dico buongiorno, vorrei comprare una squadra di calcio, te faccio il bonifico, esatto, e divento presidente. No. Tu dai un acconto, poi devi versare tutto per comprarla, mentre invece qualcuno... Ma se io vado dal giudice e gli dico ti faccio il bonifico de presto. No, te presto niente. No, te presto, cioè, te lo faccio... Come dite voi, a Sezze, i bocchi? La moneta sonante. La moneta sonante ci vuole. No, perché io c'ho sti soldi, ma ce l'ho in Azerbaigian, e quindi li devo un po' scagliare, no? Perché sono incagliati, li devo scagliare. E tu ti compri il... Cioè, li proprio scaglio. Però il problema è, dove la vuoi, in quale... categoria vuoi comprare la Dina Calcio? In serie B o in serie D? In serie B, che la serie, scusa, o Lega Pro? Come? No, io lo voglio in serie B. No, in serie B devi mettere tanti soldi. No, ci vogliono 6 milioni. No, secondo me 6 milioni di euro. Allora, in tutto il mondo è così, ma a Latina basta promettere. A Latina è bellissimo, arriva uno, no? Dico buongiorno, sono arabo. Dice voglio termine, dammi, e tu gli dici, le chiavi di una cosa che non esiste. Tu per esempio arriva un altro, dice l'aeroporto, io sono la compagnia aerea del Paraguay, sì. Metti del Paraguay, e quindi si prego, sì, sono interessato al vostro aeroporto, e quindi si prego, faccia un aeroporto. Allora. Tipo un patto tematico, dico, vogliamo fare la festa a Latina, mentre tutti i modi. Abbiamo giocato. Come abbiamo giocato? No, non abbiamo giocato perché siamo a retrocedere. Abbiamo giocato, ma sì. Siamo a retrocedere. Al meglio, avremmo dovuto giocare, ma non abbiamo giocato. Perché noi ci stiamo scherzando, ma questa è una cosa seria. Ecco, ma soprattutto scendiamo nel merito, perché è una cosa veramente seria. Questa è una città di... ci prendono un po' per babbei. Cioè noi siamo un po' creduloni. Arrivano questi ipotetici... fantomatici... Salvatori della patria, e noi ci gettiamo anima e corpo in nuovi amori. Questa è un'ossessione da miracolo avvenire. Questo, noi siamo ossessionati dal miracolo, vogliamo i miracoli. Non crediamo alle solide realtà come diceva una pubblicità, ma vogliamo i miracoli. Secondo me non siamo una città, siamo Fatima. Cioè ci stanno le apparizioni. Però questo sta a significare... Sta a significare? Che è una città aperta a tutti, in cui chiunque viene... È come un recipiente, assume la forma, è come un liquido che assume la forma del recipiente. È una città che non c'ha capacità di filtrare con la sua intelligenza, con la sua struttura, con la sua storia, chi viene. Chi viene è sempre messia. Non ci abbiamo nessun modo per distinguere il ciarlatano dal messia, per noi sono tutti uguali. Però adesso, per ritornare di nuovo nel faceto, c'è Coletta che poi dopo risolverà lui il problema e la squadra. Sicuramente, sicuramente al Francione tagliano l'erba, questo lo posso dire sicuro, mo, altre cose non lo so, ma l'erba la taglia. Senza chiedere scusa. Però come la taglia? Lo sai come non si taglia l'erba? Spacchettando. Perché quelli di prima spacchettavano. Come la taglia Coletta? Non ci pensa proprio a spacchettare. Spacchettando, perché ha spacchettato pure lui. Quindi il libro nuovo ripete le cose di Black. Comunque, non so se salverà la Dina Calcio, ma sicuramente taglierà spacchettata l'erba del Francione. Alla prossima volta.